siamo Marzia Filatrella e io sono Marco Ferrara, siamo due architetti che viviamo e lavoriamo a Milano e dal 2010 all'incirca abbiamo creato e portato avanti, stiamo portando avanti questo progetto, si chiama Software Biblio per l'Architettura, e che ha come obiettivo, come dice appunto lo stesso nome del progetto, quello di divulgare e diffondere una cultura in un ambito specifico che normalmente non è molto battuto dalla comunità del software libero, che è quello appunto del professionismo in particolare, ma in realtà poi si amplia anche a tutti gli attori del mondo della progettazione, a partire dalle amministrazioni piuttosto che alle scuole, per esempio. E il progetto Software Libero per l'Architettura appunto si sviluppa attraverso sostanzialmente un'attività di tipo divulgativa, conferenze e molta formazione, che poi è anche il modo attraverso cui abbiamo la possibilità di sostenere economicamente appunto il progetto. E principalmente negli anni si è sviluppato attraverso uno sviluppo di collaborazione con gli ordini, gli architetti di tutto, diciamo, il centro nord e qualche ordine degli architetti anche del sud Italia, e ora si sta sviluppando in particolare nell'ambito della formazione in e-learning, quindi nella formazione a distanza. Un elemento che in qualche modo ci ha portato appunto a far nascere il progetto e a portarlo avanti era proprio la necessità che nell'ambito del professionismo si riscontra di fare uso di molti software che molto spesso costano molto, e quindi la possibilità di trovare una suite o comunque un insieme di software tutti gratuiti e molto spesso open source, per permettere a dei giovani architetti magari, o anche a degli architetti che magari hanno solo in difficoltà, di praticare la propria professione senza costi di licenza, quindi senza dei grossi investimenti, anzi senza alcun investimento, è stato il motivo che in qualche modo ci ha portato a continuare appunto questo progetto.